quanto primo trovate una cosa che vi piace. Se è una roba che veramente, cioè, vi ci svegliate la mattina e ci andate a dormire la notte, il pensiero fisso, ok, quella è la cosa che volete Il fare. sacrificio più grande che ho fatto penso è quello stato di abbandonare l'università, quello di abbandonare gli studi per dedicarmi a qualcosa alla quale non avevo nessuna certezza. Quindi mi ci sono buttato con tutto me stesso, però alla fine ha fruttato e speriamo che frutti ancora, insomma. Come tutte le cose è un mestiere costoso perché stai investendo su te stesso, però non rimpiango assolutamente nulla, anzi, io cioè, mi piacerebbe semplicemente che chi ha un obiettivo nella vita comunque cercasse comunque di raggiungerlo con ogni mezzo necessario, fondamentalmente, senza paure, senza nulla. Ho sempre fatto caso al guadagno più che al costo, perché chi fa questo lavoro e ci mette veramente l'anima e il cuore, i soldi che hai speso per investire ti ritornano con la soddisfazione. Chi fa l'attore, chi fa il musicista, chi fa il ballerino, chi dipinge, chi scolpisce, insomma, eccetera, eccetera, dona un po' di se stesso agli altri. Arrivare a studiare all'estero o raggiungere vette troppo alte, magari è più semplice guardare gli altri arrivarci che arrivarci tu da solo. Però arrivi a un certo punto che queste cose accadono da sé per un solo motivo, che tu non hai mai smesso di provarci e tu non hai mai smesso di credere in quello che facevi. Soprattutto riempire me, perché comunque l'arte ti riempie, perché è una cosa tua, è dove ti sfoghi e dove trovi pace. È il tuo momento che nessuno ti può disturbare e tu disegni, tu stai lì. E spinge anche il fatto di pensare magari ai miei, magari ai miei amici, portare soddisfazioni, cioè condividere la mia soddisfazione con le persone con cui proprio alle quali ci tengo. La passione è stata quella che alla fine ha vinto sempre, e anche a costo di andare controcorrente, fregarsene in qualsiasi maniera, anche a costo di sembrare anormali, o vedi quello là, con la frase, o vedi quello là. E non limitatevi al discorso, sì, vabbè, ma però è lunga da fare, cioè ogni cosa è lunga da fare, ci vuole tempo, ci vuole pazienza. E se tu costruisci qualcosa per te stesso è una cosa che poi un giorno ti trovi, la puoi trovare. Se tu costruisci il sogno di qualcun altro, secondo me è una cosa peggiore, perché là magari stai realmente magari sprecando tempo. Fregatemene se vi dicono vedi quello là. Noi nella nostra città abbiamo tantissime persone, tantissimi artisti che anche gli artisti stessi di Velletri non conoscono perché o stanno chiusi in casa o non ci credono o per ricevere la frase appunto o vedi quello là, fatevi vedere, voi siete quelli là, esistete. Quindi l'arte condividetela con gli altri, anche a costo di andare controcorrente. Come artisti è il nostro compito di arrivare nel cuore delle persone, ballare per loro, creare per loro, dare loro la possibilità di credere che esista un mondo migliore di questo qui o di fare un primo passo per creare un mondo migliore di questo qui. Questo è il nostro compito come artisti. Io non vi sto dicendo né che è semplice né che tutti quanti diventeremo delle superstar a fare delle cose perché nemmeno non lo sono io, non, assolutamente. Sono una persona che cerca di fare il suo lavoro nel miglior modo possibile. La cosa positiva è se io faccio la cosa che mi piace, sto lavorando con la cosa che mi piace, non sto lavorando, sto facendo la cosa che mi piace, cioè, mi sto impegnando, sto investendo del tempo su quella cosa. Non vi ponete mai alcun limite, nel senso che alla fine la persona che hai davanti è semplicemente un'altra persona, quindi chiedere un'opinione, mettersi in discussione, essere iper tranquilli, cioè in realtà aperti a tutto, anzi curiosi, cioè fame di sapere sempre. E poi relazionatevi con tutto il mondo, non vi fermate alla cerchia di 20 persone che conoscete, cercate di aprirvi a tutti, perché ognuno ha una cosa da raccontare e fate esperienza.
Ero il primo che magari quando vedeva quei film dove il papà diceva al figlio vai campione, tu diventerai fortissimo. Ero il primo che diceva tanto non ce la farà mai, ce la fa uno, ma lui proprio no. Però invece adesso sono il primo che ti dice che tutto è possibile, che quindi se tu hai davvero un sogno, hai qualcosa da far vedere a qualcuno, falla vedere a tutti. Non ti vergognare, non ti nascondere, se senti davvero che hai del potenziale. E trovi il momento giusto per farlo vedere, acchiappa quel momento, cioè prendilo proprio al volo. E poi corri. Perché? Cosa ti spinge ogni giorno a svegliarti, ad entrare in quella sala di danza, a creare? Cosa ti spinge ogni giorno a fare questo? Ecco, quello è una parte molto delicata che molti di noi non hanno risposta. Quando si riesce a trovare quel perché, che è personale, in ognuno di noi è una cosa personale, individuale, quando riesci a trovare quel perché, è quella la forza, è quello il nucleo della tua forza che poi ti spingerà ad andare avanti sempre meglio, ad andare avanti con più forza di prima. Anche perché l'arte è povera, è povera su tutti i fronti. L'importante è avere la voglia e il desiderio di sfondare, non tanto sfondare nel, si dice, oh, io ho sfondato nel platinato mondo dello spettacolo. Si dice platinato mondo dello spettacolo. Bisogna ragazzi, sfondate le vostre anime. L'importante è essere felici e la felicità arriva soltanto con quello che si vuole fare veramente.